nel mio territorio in Sardegna, ma molti di noi hanno iniziato a verificare come i servizi territoriali di salute mentale si stavano organizzando rispetto anche alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E quindi abbiamo praticamente verificato da subito le difficoltà operative dei servizi. In un primo momento non sapevano un po' come muoversi perché erano in attesa di disposizioni da parte delle regioni, delle aziende sanitarie e dei dipartimenti di salute mentale. Quando le disposizioni sono arrivate, erano prevalentemente disposizioni che stabilivano la sospensione dell'attività ambulatoriale. Inizialmente, prima ancora che arrivassero le disposizioni, in rispetto di quelle che erano le disposizioni del governo, hanno interrotto le attività di gruppo. E qui ci sta. Quindi tutte le attività riabilitative, i gruppi di automutuo aiuto, le riunioni, e questo va bene perché faceva parte, insomma, delle disposizioni che riguardano tutti i cittadini e tutte le attività. Poi sono arrivate le disposizioni invece di sospensione dell'attività ordinaria ambulatoriale con la motivazione che gli operatori non avevano i dispositivi di protezione individuale. E questo chiaramente ci ha molto allarmato, perché chiudere l'attività ambulatoriale significa lasciare le persone sole, abbandonate, con tutte le difficoltà che già c'erano nel sistema salute mentale nel nostro paese, no? Questa grave disomogeneità di culture, di trattamenti, ma anche questa disomogeneità rispetto alle risorse dei servizi territoriali di salute mentale. E quindi lì abbiamo iniziato a chiedere spiegazioni. Quindi a chiedere spiegazioni alle regioni principalmente. Devo dire che nessuno ha risposto, cioè a tutte le richieste di chiarimento su quelle disposizioni, in modo particolare alla regione Sardegna, perché io vivo in Sardegna, non ha avuto nessuna risposta. Ho contattato le nostre organizzazioni impegnate nelle diverse regioni e praticamente quasi ovunque, a parte qualche eccezione che poi dirò, l'attività ambulatoriale è stata sospesa oppure rimandata alla responsabilità degli operatori, del personale sanitario, che questo in particolare a Siracusa, ma anche in altri territori, che si devono assumere la responsabilità di stabilire quali sono praticamente gli interventi individuali che si possono rinviare. Ricordando che c'è chiaramente una responsabilità penale individuale sull'abbandono delle persone, il peggioramento delle condizioni di salute delle persone e quant'altro. Ci sono invece territori come il Friuli Venezia Giulia, la Toscana, perché ho sentito Montecatini, l'Emilia Romagna, perché ho sentito Ravenna, in cui le attività territoriali e ambulatoriali sono rimaste in piedi con tutte chiaramente le precauzioni che gli operatori devono a cui gli operatori devono ottemperare, mantenendo anche l'attività domiciliare. Quindi quei casi in cui le persone non possono essere assolutamente lasciate sole, il Dipartimento di Salute Mentale interviene col sistema, molti hanno le convenzioni con le cooperative sociali e quindi questa attività in qualche misura è mantenuta. Mentre invece nella stragrande maggioranza del territorio questo non avviene. E la preoccupazione non è solo per il mondo della salute mentale, la preoccupazione è anche per le persone con Alzheimer che frequentavano i centri diurni, e i minori e seguiti dalla neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, le persone disabili che non hanno più la possibilità di frequentare i centri diurni. Quindi la preoccupazione
ad un certo punto è stata elevata e quindi il 12 di marzo abbiamo scritto una mail al ministro Speranza, ma anche al presidente Conte, chiedendo di intervenire su questi settori fragili, no? Per dare delle disposizioni precise. Ad oggi, al terzo sollecito che abbiamo fatto, non abbiamo avuto nessuna risposta. Le persone che hanno bisogno invece di relazione, hanno bisogno di affettività, hanno bisogno di ascolto, cioè tutti questi bisogni sono al momento accantonati, quindi le persone devono stare a casa e comportarsi come tutti gli altri cittadini, quindi non muoversi di casa, stare buoni, attendere disposizioni diverse, ma questo non è accettabile. Ci sono delle comunità anche. Alcune che sono gestite dalla cooperativa che la mia organizzazione ha attivato, che continuano a portare avanti la loro attività con tutte le precauzioni che gli operatori si assumono. Quindi si esce sul territorio a fare quelle piccole camminate, chiaramente nel rione, evitando di stare vicino alle persone, evitando di entrare nei market, perché questo chiaramente lo si può evitare, ma la vicinanza affettiva di cura degli operatori è importante per chi vive la condizione della sofferenza mentale e ancora di più a chi vive in casa, in una situazione già conflittuale, quindi già difficile di relazione, oppure chi vive da solo nelle case, cioè cosa deve fare, come deve viverla questa situazione, come la deve affrontare. Allora, rispetto a queste questioni, quindi come sostenere le persone fragili, noi abbiamo registrato un'assenza grave da parte del governo, ma molto grave e preoccupante. Io sono certa che passata questa emergenza, il governo o il governo che verrà, il Parlamento, dovrà ridiscutere l'assetto del sistema sanitario e sociale del nostro paese, perché noi oggi stiamo toccando con mano un disastro portato avanti per anni e anni e anni, nonostante le preoccupazioni di molte organizzazioni, nonostante gli interventi di molte organizzazioni, no? Che mettevano in evidenza il rischio di impoverire il sistema sanitario, il sistema sociale nel nostro paese. Oggi sta emergendo in tutta la sua drammaticità che cosa hanno significato questi tagli e queste disattenzioni. Quindi se ne dovrà ragionare, si dovrà fare i conti su quello che poi rimarrà sul terreno.